Ciao fans! Ciao fans! Luna, perché siamo qua oggi? Perché dobbiamo rispondere a tutte le domande che ci avete fatto. Beh, non tutte perché sono oggettivamente troppe. Sì. Faremo una selezione delle domande che ci avete fatto nelle settimane scorse su Instagram e in questo video andremo a rispondere per la tua felicità. Sei contenta? Tantissimo. Luna, ma ci piace le moutarde? Ci possono anche piacere, il problema è che non ci tocchiamo. Esatto. Abbiamo provato, cioè, ho provato perché tu era impossibile, dovevano lanciarti a salire sul 690 SMC e cioè, o lo tengo tipo così per toccarci, che metto giù solo un piede, se no se ci devo stare sopra, tipo mi manca tanto così per toccare per terra. Quindi anche se mi può piacere... E mi piace perché è bello come stile di guida, non ci tocco, quindi o mi fermo sempre vicino ai marciapiedi, o no, è un casino. Non è la moto per noi. No, esatto. Ma se il pene penetra l'ano anatra? Ma che cazzo di domande fate, boh? Anche questa fa ridere. Ma Luna sa impennare? No. Flashback. Ciao fans, siamo qua nella zona industriale di Cerro Maggiore e tenteremo l'impennata con il nostro amico Alessandro. E mi sto cagando sotto, veramente mi sto cagando sotto. Flashback. Beh, per me neanche io, eh. No. Cioè, è proprio una roba che non mi viene neanche da fare. Mi viene più da toccare il ginocchio rotonda, magari, ma impennare... boh, non lo so, ma neanche in bicicletta mi veniva da impennare. È proprio una roba che non mi è mai interessata. E quindi non ho mai imparato, perché ho sempre visto che ti cappotti, o scendi, sbacchetta, ti schianti. Non mi sembra una cosa utile, ecco, e quindi non mi sono mai messo a imparare. A few minutes later. Ricordiamo che ogni tanto facciamo queste storie su Instagram in cui mettiamo il box per fare le domande, in modo tale che poi rispondiamo con un video e ci è più semplice e più comodo che non rispondere a tutti in chat privata, che poi cioè, ci vuole un sacco di tempo, invece così facciamo anche il video, è una cosa più carina, ci divertiamo e rimane lì per sempre. Ma non lo so. Come mai abbiamo scelto il 390? Cioè... Tu avevi scelto 390. Ma questa domanda penso di aver già risposto in uno dei primi due domande risposte. Beh, comunque non è che c'è un motivo, ci piaceva e l'abbiamo presa. No, in realtà io ce l'ho un motivo. Penso di aver già risposto, però visto che Luna non si ricorda e mi rifà le stesse domande, in realtà il motivo era che era la mia prima moto, quindi cercavo una moto che fosse semplice da guidare, non avesse tanti cavalli e non costasse tanto da comprare nuova, perché volevo comprarla nuova. E quindi ho aperto in sella o comunque un giornale così, ho guardato tutte le moto che c'erano a listino in quel periodo e che avessero una cilindrata non troppo alta, che non costassero troppo e che mi piacessero esteticamente, c'era solo il 390. E quindi la scelta è ricaduta direttamente sul 390. Bene, io l'ho vista in giro, mi è piaciuta e l'ho comprata. Ottimo. Questo è il dono della sintesi, esatto. Signori. Il dono della sintesi. Questa domanda è interessante, perché non facciamo mai live? Perché me la faccio e rispondo anche da solo. Non facciamo mai video in live perché alla sera fondamentalmente siamo sfatti in settimana dal lavoro, perché in realtà abbiamo dei lavori oltre a questo che ormai è di fatto un lavoro visto che guadagniamo dei soldi, quindi è un lavoro, abbiamo delle aziende che ci sponsorizzano, quindi è un lavoro, e chi dice che non è un lavoro non sa quanto impegno c'è dietro e quanto tempo serve per portare avanti tutto questo. Comunque, al di là di quello, alla sera
Tu alla sera vorresti... Stai già sbadigliando adesso che sono le 2:15 di pomeriggio e stai facendo finta di non farmi notare così. E io ti sgamo ogni volta, cioè, incredibile. Sono le 2:15 di pomeriggio di domenica, si è svegliata alle 11:15 perché l'ho svegliata io e sta già sbadigliando. Voi pensate alla sera in settimana, dopo che si è svegliata alle 5:40 per andare in ufficio che è dall'altra parte di Milano praticamente, alla sera in che condizioni può essere... psicofisiche e che contributo può dare a un video. Questa è la situazione attuale. Lasciami stare. Luna? No. Dai, mostrati. No. Sei contenta di vedermi? Che si è alzata la coperta? Sembra tipo American Pie l'erezione. Ok, adesso è abbastanza inquietante però. Nessuno. Tipo questo. No, ma sai cosa? Secondo me sono le luci che... Le luci ti portano un po' allo sbadiglio. Sì, vabbè. Secondo me sì. Comunque... Comunque il motivo per cui non facciamo live è fondamentalmente questo. Però uno potrebbe dire, perché non lo fai nel weekend? Perché nel weekend abbiamo mille altre cose da fare e quindi non facciamo mai in tempo. Vabbè, faremo un live, prima o poi lo faremo. Sì. Bene. Dobbiamo organizzarci. Passiamo oltre. Ah, ecco, questa roba qua è interessante. Ci chiedono se abbiamo un'applicazione che usiamo per fare gli itinerari in moto, per salvarli, eccetera. No. Non abbiamo un'applicazione? No, l'applicazione è Eros Buzzini. Stavo per dirlo io, ma meno male che l'hai detto tu, se no sembra che sono un esaltato. Flashback. Volevo esprimere il mio giudizio per questa... per questa interrogazione di Buzzini, come sempre, ottima. Ah, ok, è tutto improvvisato, non era preparata sta roba, infatti non capivo. 10. Grazie. 10 cuori per te. End of flashback. Gli itinerari li faccio su Google Maps o su Google Earth, quindi tipo studio la mappa della zona... Poi me la ricordo memoria dopo aver messo giù, tipo, dico, devo fare così, cosa. Me la ricordo memoria o al massimo faccio un paio di screen e poi dopo io vado a memoria, cioè mi ricordo tipo esattamente la strada dopo averla vista dal satellite. E poi per salvare l'itinerario, in realtà non lo salvo, ma avendo tutti i video me li ricordo. E abbiamo iniziato da quest'anno a fare una roba figa, secondo me figa. Dopo aver editato tutti i video del giro... Facciamo un video extra così, parlato, dove spieghiamo esattamente che percorso abbiamo fatto, in modo tale che vi mettiamo anche tipo da A a B, da B a C, eccetera, e vi spieghiamo cosa c'è su quel pezzo di percorso, se vale la pena farlo, quanto è impegnativo, quanto tempo ci vuole, che era quello che poi ci chiedevano di mettere nei commenti del video. Mettete esattamente il percorso. Noi abbiamo colto l'occasione per sviluppare un nuovo format, che secondo me è molto interessante. Flashback. Comunque siamo qui perché una delle cose che spesso ci chiedete nei video, nei commenti o anche su Instagram, è quello di spiegarvi esattamente che percorso abbiamo fatto, magari mettendo i link di Google Maps. Qual è il problema però? Perché c'è un problema per cui abbiamo smesso di farlo. Che mettere tutta la mappa per punti, se si carica un video in inverno e quindi si va su Google Maps d'inverno, non ti fa passare dalle strade chiuse. E questa paradossalmente è una grandissima... cazzata di Google Maps che non ti permette di fare un percorso se quella strada è chiusa. End of flashback. E lo vedrete durante quest'anno. Ok, allora un'altra domanda. Avete mai fatto campeggio in moto e se sì, con quale attrezzature? No. Non abbiamo mai fatto campeggio in moto. Ma neanche mi viene in mente di farlo, sinceramente. Ma neanche in macchina, ma neanche in camper, ma neanche in tenda. Cioè io ho fatto tanti anni di campeggio... in Sardegna con i miei genitori, tipo almeno una ventina d'anni. Flashback. Dico tu che io fa ma con l'ubriacone. No. No? Ma poco della Madonna, Dio. Dico che fa fare? No, per amor di Dio, quello che si fa così. Perché? Come fa? Fai la rotta del pollo, tagli l'uva a mezzo, tiri fuori... Ti la mangiando e te poi ti dire a bo. No, ma vi dico perché bisogna aspettare che fa freddo. Lo direi. Ma cos'è? Ma sai, è un pollo, è mica con la puletta. End of flashback. E
eravamo prima col carrello tenda, poi roulotte, però secondo me è una cosa bella da fare quando hai dei bambini piccoli, nel senso che, o comunque adolescenti, nel senso che in campeggio comunque sei in un ambiente, diciamo, protetto e ci sono il baby club, tutte quelle robe lì, e sei tranquillo che anche se il bambino gira in bici, mi ricordo in Sardegna, dentro il campeggio con la bici facevo i giri dentro al campeggio da solo, e quindi è una roba bella secondo me in quel frangente. In due, in moto, che oltre a tutta la roba ti devi portare dietro anche la tenda, poi quando arrivi lì devi toglierti la tuta, montarla, c'è che sbattimento. Vado in hotel, arrivo, entro nella mia camera già fatta, mi faccio una doccia come si deve, possibilmente un hotel 4 stelle minimo. E è vero, comunque quando scegli l'hotel scegliamo così, cioè guardiamo, tanto ci devi dormire una notte il sabato sera, mi prendo una roba bella, arrivo lì, bello comodo, trovo tutto già fatto. Ciao fans, siamo arrivati in stanza, cioè in realtà è già la mattina dopo della fine del video prima, vabbè. Comunque, infatti c'è casino, cioè nel senso non ce l'ha lasciata così. Però guardate che figa la doccia con il coso gigante. Tutta quei sassi, landino in legno, luna colombo. Faccio la doccia, usciamo a cena in un ristorante bello, poi torniamo in camera, andiamo a dormire, so, e poi controllo gli insetti, cioè andare in campeggio non sbatti. Io non so, dopo che mi sono fatto 10 ore di moto, o 12 o 14 a volte, che voglia c'ho di mettermi a montare la tenda, a gonfiare il materassino? Io non c'ho voglia. Non me la sento. No.